Oddio, mi fa fuoco il carno! Mi fa fuoco il carno, mi hanno acceso il carno! Chi è che gli ha dato fuoco? Let's play. Ciao a tutti, Scuole e Pesciolini, sono Mami DD dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo secondo episodio di Ark. Siamo all'interno del gioco, quindi non siamo nella schermata iniziale come la volta scorsa. Prima di cominciare, due informazioni di servizio. La prima è che se volete chattare e stare continuamente con noi, farci domande, anziché utilizzare WhatsApp, utilizziamo Telegram. Abbiamo creato un gruppo pubblico, trovate il link in descrizione, quindi entrateci e avrete contatto quasi 24 ore su 24 con noi tutti i giorni. Questa è una prima informazione molto tecnica. La seconda informazione riguarda invece questo episodio. Vi avevo promesso, state un po' zitti però, dai. Vi avevo promesso che oggi avremmo catturato un carnosauro. La promessa è stata mantenuta, anche se effettivamente non sono stato proprio oggi a catturarlo, ma questa cosa è successa qualche giorno fa. E vi devo dire che non è stato difficile, non è stato neanche semplice. Forse qui lo vedrete un po' in sottofondo il mio carnosauro. È veramente brutto, ragazzi. Cioè, non pensavo che il carnosauro fosse una bestia così orribile, proprio mia bruttissima. Però ci sono riuscito, ho dovuto combattere con, diciamo, sua maestà T-Rex, un Argentavis, la regina. Però è anche una tigre del cazzo di livello 21, che io ho letto livello 2, quindi, diciamo, ho molto sottovalutato. Potevo avere tre tigri ora, tre tigri, entrano tutte e tre da tre. Insomma, quella cosa lì. Quindi, non perdetevi l'episodio, guardatelo fino alla fine, perché veramente, ragazzi, poi gli danno anche fuoco al mio carnosauro, ma non voglio dirvi tutto, se no non c'è la sorpresa dell'episodio. Ci vediamo a fine video e facciamo un piccolo passo indietro. Ok, sto per fare la cazzata. Sto andando da quel carnosauro laggiù e lì c'è una cazzo di tigre che speriamo non mi rompa i coglioni. Tu stai buona lì. Ne ho già catturata un'altra, una tua sorella. Stai buona lì, non mi rompere il cazzo. Ecco, la sto per fare, ragazzi, la sto per fare. Oh mio Dio, non è un carno, è un cazzo di T-Rex. Oh, c'è anche il carno qui? C'è anche il carno? Non mi uscirai mica da dietro al culo? Facendomi morire come un piccolo bastardo. Che non... Ark, ti prego, Ark, sii magnanimo con me. Il T-Rex è lì. Il carno. E il carno è qui. Sì, è qui. Il carno è qui. Mi ha visto, mi ha visto. Corri, 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 cazzo, 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 non ti girare, corri. Corri come se non ci fosse un dopodomani. Mo no. Mi segue? No. Non mi segue. Oh, c'è la tigre. Penso che devo togliere questa tigre di mezzo. Ecco, mi ha visto. Corri anche per la tigre. No, 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 no. Micio, Micio, stai buono. Non mi rompere il cazzo. Micio, stai buono. Però io questo me lo piglio pure questo, perché potrebbe essere sempre utile. Corri, 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 Forest, corri. Ci sta? Sì. Bam. Oh, 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 cazzo, 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 cazzo. No, ho fatto il pirla. Ho fatto il cazzone. Ho fatto il cazzone. Lo so, lo so, lo so, lo so. L'ho fatto, l'ho fatto. Me ne pento. Non volevo. Oh. Ok, che livello sei? Sei un livello 2. Ma allora ti massacro. Muori, muori. Ce l'ho già una tigre di livello 2. Ed è più bella di te. Ehi, ehi, tigrotto? Tigrotto? Ehi. Non ti azzardare. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua, tigre di merda. Tigre di merda, devi morire. Vieni qua, corri. Ti inchiappetto. Ti inchiappetto. Giuro che lo faccio. Muori. Questa bastarda mi ha portato lontano da casa? Che vuoi fare? Mi vuoi ammazzare lontano da casa? Oh cazzo. Oh, corri, corri, corri. No!
Perché non leggo bene il numero vicino al livello? Perché non era di livello 2, era di livello 21 la tigre. 21, non 2, 21. I miei epic fail. E mo, come cazzo glielo dico a quella che mi deve lasciare le mie cose, che mi deve far tornare a casa? Come glielo dico? E questo è il problema. Ok, sono riuscito ad allontanarla. E ora ti sparo le cose in faccia. Brutta tigre maledetta. Sarai mia. Una tigre di livello 21 mi può sempre... Ehi, dove vai? Dove vai? Vieni qua. Ma che maledetta. Ma guarda che maledetta. Vieni qua, vieni a dormire a casa mia. Maledetta tigre. Dove stai? Ti sei rifugiata lì? Guardala dove se ne va. Dove cazzo te ne vai? Pezza di merda di una tigre. Ora si sta andando a ricaricare la vita. Che pezza di merda cornuta. Ho come la brutta impressione che attirerò sia il carno che la tigre. Perché ho queste impressioni? Perché ho queste paure? Perché non voglio aver ragione, giuro, eh? Non voglio aver ragione. Dove cazzo è la tigre? Tigre di merda? Oh. Ma il carno è bloccato. Il carno è bloccato! Oh mio Dio! Il carno è bloccato. Non ti sbloccare proprio ora, eh? C'è uno spaventapasse lì. Ma come? Vieni qua, bel carno. E là. Oh sì. Tutto dritto in faccia. Ma che manine di merda che c'hai. Bam. Oh sì. Sì. Ancora una. Potresti anche afflosciarti. Grazie. Dormi. Dorme. Dorme, il carno dorme. Il carno dorme. Ma cazzo è la tigre? Dove cazzo è la tigre? Allora, ok. Fai accedere all'in... Sì, accedi. Allora, innanzitutto dagli un bel po' di narcotici. 581 non è tantissimo. Dagli un bel po' di carne anche. Ok. Ok, abbiamo preso il carno. Però qua in giro ci dovrebbe essere quella stramaledetta tigre. Allora, mentre il nostro carno si cuoce a puntino, io voglio cercare di beccarla. Perché un livello 21 mi fa comodo. Mi fa veramente comodo. Ragazzi, la tigre è completamente sparita. Completamente. Non è possibile. Cioè, ho buttato giù la montagna. Dove? Ehi, madonna mia che spavento. Madonna mia. Qua, madonna, ragazzi, ci stanno gli argentavis e i T-Rex qua vicino. Però il carno bloccato qui, cioè, col cazzo che lo lasciavo qui, cioè, capito? Non è che me lo facevo avvicinare, che sono pirla io. Mamma mia, cerchiamo di vedere se nella zona c'è altra roba pericolosa. E vediamo di prendere... Che cosa sei tu? Ehi. Ma per... Sento dei passi e la cosa non mi piace. Ma guarda te, guarda quell'argentavis. Ma non mi dire che mi deve rompere i coglioni mo l'argentavis, mo. Ma guarda te. Ma che vuoi? Vai via di qua. Lascia il mio carno. Non ti posso fare neanche un cazzo. Quindi vai fuori dai coglioni. Puoi solo prenderti le mie minacce. Maledizione. Ma lì c'è... C'è un raggio. C'è un raggio. Interessante. Non mi dovrebbe prendere l'argentavis lì. No, vero? No. A parte che l'argentavis è qui sopra la mia testa. Ma ho trovato un explorer note. Allora, io me ne vado di qua. Perché l'argentavis viene a rompere i coglioni a me, sicuro. Via. Eccola, guarda che ora arrivano pure le sue amichette. Ma non mi dire che hanno fatto fuori il T-Rex. Non ci posso credere. C'era un T-Rex lì. Che fine ha fatto il T-Rex? Dannazione. Ok. Questa pietra non la posso prendere di livello 45, però ci godo come un pazzo, perché qui l'aquila è morta. Non so in base a quale motivo, ma io ci godo come un pazzo. Un'aquila di livello 3, me la piglio tutta.
Magari mi dà della Prime Meat, non lo so. Se siamo fortunati. Prime Meat! GG, GG! Magnati la Prime Meat! Diamo la Prime Meat al nostro carnosauro! Corri, 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 corri! Corri! Ma come ha fatto a morire quell'aquila? Non lo voglio sapere, va bene, non lo voglio sapere. Cazzo, domande che fai? Non lo sa, non lo voglio sapere. Dai, mangiami sta Prime Meat. No, 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 ecco qual era il problema. Era quel maledetto T-Rex. Vi prego, ammazzate il T-Rex. No, no, ti prego, stai lì. Non ti avvicinare al mio carno. No, il mio carno povero. Ah, sei mangiato la Prime Meat. Grande, ti amo, ti amo, ti amo. Tieni, ribeccati la tua carne. Io, che cazzo posso fare contro il T-Rex? Che cazzo faccio? No, mo me lo dovete dire, che cazzo faccio? Costruisco una barriera, non so. Oddio, mi fa fuoco il carno. Mi fa fuoco il carno, mi hanno acceso il carno. Chi è che gli ha dato fuoco? Ah, no. Sono gli maledetti spaventapasseri, io vi ammazzo. Però forse gli spaventapasseri mi stanno difendendo il carno dalle entità oscure. Dal signore degli anelli mi stanno difendendo. Dai, sì, spaventapasseri, continuate a difendermi tutti da qui. Perché non sto... Non voglio dirlo, perché Hulk è stronzo, ma veramente stronzo. Quindi non voglio dire quello che stavo pensando. Se avete capito quello che stavo pensando... Oi! Mortacci tuoi! Non farlo mai più! Non farlo mai più, hai capito, carno? E ragazzi, attendo... Passerò questa notte. Non penso che dormirò molto. Non penso. Dove cazzo è quel T-Rex? Dov'è? Lily? Che ti è preso? Perché sei così polentona? Lily? Dai, su, datti una mossa. Su, bella triceratopa. Su, su. No, non si muove, ragazzi. Mi sa che ha mangiato troppe bacche. Devo svuotarla un attimo. Sì, mi sa che devo proprio svuotarla. Chissà se da qua si vede. Sì, penso che si vede casa mia di qua. Penso che... Sì, penso di vederla. Non so se voi la vedete. È uno di quei cumuli neri dall'altro lato del fiume. Oh, interessante. Wow, 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 wow! Vedo un'insegna verde! Ma benvenuto! Ma benvenuto tra noi! Ecco, è già cagato, eh! Ciao, mio amico! Ciao, carno! Prenditi tutto, aspetta, ti lascio qualcosina da mangiare che ti potrebbe sempre essere utile. A te ti chiamo Stefano, perché tu c'hai proprio la faccia da Stefano. C'era un mio vecchio amico che, insomma, era come te. Cioè, aveva la tua faccia. Ora però devi venire con me. Enable following. Attacking your target. Ok, perfetto. Scusa, Stefano. Ehi, stai buono. Scusa, non volevo prenderti la zampetta. Puoi venire con me. Ehi, su. Mamma mia, quanto sei bello. Ma quanto sei... Non ti impigli qui, vero? No, tu sei anche intelligente, anche se la tua faccia non è che lo dimostra tanto, anzi forse sono meno intelligente io di te. In ogni caso, mamma quanto sei bello, vieni con me, faremo grandi cose insieme, faremo grandi grandi. Aspetta che ti presento alla squadra, aspetta. Ragazzi, buongiorno, vi presento Stefano, i ragazzi, Stefano, ok? Dateli, salutatelo un attimo, dai, venite. Venite a salutare a Stefano. Oh, ciao, lui è lanugine, perché non si lava mai. Lui è ma come sei brutto da vicino però, Sei bello perché sei aggressivo, ma sei brutto. Queste sono le due nostre donne che portano avanti tutto il carico dell'accampamento. Ti presento Cornutazza, questa è veramente Cornutazza, E Lily. E poi qui dietro c'è una piccola coppia. Sì, sono un po' timidi. Vieni Stefano, vieni. Qui dietro ci sono una coppia di amichetti. Che sono una coppia che abbiamo preso insieme, insomma. Io vi lascio qui. Fate le vostre cose, ok? Io non guardo, salutatevi, conoscetevi, scambiatevi numeri, WhatsApp, quello che volete. Va bene? Ciao, ci vediamo dopo. Ebbene ragazzi, il carnosauro Stefano è entrato a far parte della nostra squadra. Tutta la nostra squadra però pian piano si sta ampliando. Infatti probabilmente ora vi starete chiedendo come sta facendo Mami Didi a volare qui su Ark. Ebbene sì, un po' off camera ho catturato un pteranodon, che sarebbe uno pterodattilo fondamentalmente di livello merda. Vorrei catturarne uno di livello più alto. E vi sto portando anche sto andando anche nella mia altra casa, da cui ora posso passare
passare tranquillamente volando, quindi molto molto comodo questo pterodattilo. E vi dico anche che stavo per catturare una compagna al nostro Stefano, però effettivamente si è buggata e si è dispersa nel mare. Stavo anche per catturare uno squalo, però non ci sono riuscito. In ogni caso ho catturato anche un piccolo brutto ceffo che si chiama Caccolo, ed è una specie di dinosauro nano brutto, bruttissimo. Cioè, questo è l'episodio dei dinosauri brutti. Non ve lo faccio vedere ora, però vi dico che nel prossimo episodio vorrei, diciamo, andare a catturare uno pterodattilo di livello più alto. Ma per far ciò ho bisogno di uno strumento che si chiama il binocolo. Con il binocolo, ragazzi, sarà molto più semplice adocchiare i dinosauri e quindi scegliere quello che più mi aggrada. E grazie Ark, che mentre sto finendo di fare l'outro mi laghi come un ossesso. E quindi, ragazzi, per fare questo binocolo ci serve la forgia, lo smite, ci serve un po' di roba, ci serve il piccone di metallo per forza, perché se no non possiamo prendere cristalli, anche se so dove sono, li ho già trovati. Per cui ci vediamo nel prossimo video, lasciate un like, commentate, condividete per sostenere la serie, soprattutto ragazzi condividete il video se volete sostenere la serie. Ci vediamo nel prossimo video e ciao. Ah, se siete arrivati alla fine di questo episodio, scrivete "non me ne vogliano gli Stefano", non me ne vogliate, scrivete #Stefano sei brutto. Ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti.